Governo e sindacati sono impegnati in questi giorni in un tavolo di trattative sul tema delle pensioni. Un tema quanto mai caldo, quindi, che si inserisce nella 3 giorni di dibattiti della festa provinciale della CGIL e che ha visto questa sera l'intervento, tra gli altri, di Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e attuale presidente della Commissione Lavoro della Camera. Ma quali sono le novità che ci possiamo aspettare sulla partita pensioni? Da quello che emerge per il momento, dividiamo in due parti, per i pensionati mi pare che ci sia l'intenzione del governo di equiparare la cosiddetta no tax area dei pensionati a quella del lavoro dipendente. Poi c'è il secondo punto, quello relativo alle pensioni minime. Mi pare che l'orientamento più solido sia quello di migliorare la 14ª. Si tratta di capire se si raddoppia l'attuale quantità che viene erogata a luglio, l'una tantum di 400 euro a chi ha meno di 700 euro al mese di pensione, oppure se si alza la soglia dei 700 euro portandola verso i 1.000-1.200. Poi c'è tutto il tema dei cosiddetti pensionandi, quelli che vorrebbero andare in pensione, quindi la flessibilità, il cumulo gratuito dei contributi, c'è il tema della 8ª salvaguardia degli esodati, l'eliminazione dell'aspettativa di vita per i cosiddetti lavori usuranti, l'eliminazione delle penalizzazioni per chi va in pensione prima dei 62 anni. Ricordo infine che c'è anche opzione donna. Un giovane che si dovesse affacciare oggi al mondo del lavoro potrà mai andare in pensione? Che tipo di aspettative può avere? Che cosa fare? Penso che questi giovani dovrebbero avere un miglioramento rispetto all'attuale meccanismo, che prevede la possibilità di andare in pensione per queste persone a 63 anni, a condizione che abbiano una pensione almeno 2,8%, il minimo, come dire, se non hai 1.300 euro andrai a 70 anni. Quei vincoli, a mio avviso, andrebbero rimossi, insieme al fatto che noi abbiamo bisogno di contare i periodi di inattività con i contributi figurativi, favorire il riscatto della laurea, ma soprattutto anticipare il momento della pensione, perché il pensionato è povero se versa pochi contributi, se il lavoratore è povero, quindi bisogna dare un lavoro di qualità. Stasera il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, chiuderà sempre in Piazza del Bastione la 3 giorni di convegni organizzati dalla CGIL Spezzina.